nell'episodio precedente. Quindi, aspetta, non ci credo. Dobbiamo andare a vivere con tutti quanti i bulli. Sì, dai. Dentro una villa. Sì, ora te la faccio vedere, è bellissimo. Quindi dove vi porto? Dai, sbrigati, portaci la casa dei bulli, dai. Eccoli lì. Dai, seguiamoli, andiamo, andiamo. Sarà felicissima di questa sorpresa. N e L, Nicole e Leonardo. Adesso ti chiudo gli occhi che sta arrivando la tua sorpresa. Sorpresa? Sì. Eccola, sta arrivando, sono un po' emozionato. Eccoli. 3, 2, 1. Sorpresa. Salve. Simpatico. Quindi, il piano è questo. Abbiamo qui la cartina. Senti, come faccio io, che tu devi farci sempre. Allora, qua abbiamo la cartina del piano. Allora, sì, fase 1, io e Sara ci travestiremo da idraulici. Poi noi dobbiamo distrarre Tiziano, così papà e Alessio rapireranno Nicole. Ilari, però c'è un problema. Fuori alla casa dei bulli c'è una guardia, è altissimo, è gigante, è alto 2 metri. Come facciamo? E da qui entra in gioco Roma. Che cosa dovrei fare? Roma, al bodyguard ci penserai tu, poi ti spiego. E così, dopo che abbiamo fatto tutto, faremo diventare in qualche modo, un po' non so che, Nicole buona come noi. Ilari, però il piano non mi è molto chiaro, potresti spiegarmi meglio? Oh, non capisco niente. Papà, spiegali tu, io vado a fare una pausa a merenda. Ciao. Allora, che bella. Ma è bellissima, tutto nero. I piatti neri, i palloncini neri. Che te ne pare? Quindi voi vivete qua da soli? Sì. Ma è stupenda! Ah, questa è la casa dei bulli, possiamo fare quello che vogliamo. Ma voi non sistemi niente qua, fai come ti pare, mangi. Non ci sono regole. Poi mangio. È quello che sta, guarda. Sta la Coca-Cola. E puoi sporcare tutto quanto. Ma sì, qua non fa niente nessuno, ma siamo un po' tutti come ci pare. Sì, però non me lo tirare addosso a me, eh. Allora ti preparo un po' di roba, così mangi. Troppo figo. Hai sporcato tutto? Vabbè, tutto. Non dico. Te l'ho detto che qua non pulisce nessuno. Vieni su, Nicole, ti faccio vedere il pezzo forte. Corro. Nel frattempo, Sara e Ilari vestiti da idraulici, fuori la porta dei bulli. Ma fuori la porta dei bulli c'è un bodyguard. E poi lo distrarrà Roma. Ma come lo distrarrà? Dopo lo scopriremo. Ma è facilissimo, perché alla casa dei bulli c'è Tiziano. Tiziano sta qui e qui c'è Lucrezia. Lucrezia è legata a Leonardo, che si è baciato con Nicole. Ma qui bisogna prendere Nicole. Per prendere Nicole c'è Alessio e Stefano, che noi entreremo qui. Qual è la fase? Allora, se è il filo blu, voi seguite il filo rosso, perché il filo rosso siamo noi che capiamo. No, non ci credo. Ma è bellissima, l'hai fatta tutta tu. Questa è la tua camera. Guarda cosa abbiamo fatto. Quindi questa sarebbe la mia stanza se io rimanessi qui a dormire. Certo, questa è la tua stanza se vuoi rimanere a dormire qua. Ma allora sotto sotto voi bulli siete romantici. Sì, guarda che carino, è proprio romantico. Adesso non esageriamo. Dai, dillo che sei super romantico, dai, su. No, vabbè, guarda, N di la N di Nicole e la L di Leonardo. Grazie. Allora ti ho convinto a rimanere qua? Sì, sarebbe tanto bello, però c'è Stefano che sicuramente mi verrà a cercare. È tutto chiaro? No! Ve lo rispiego. No, no! Sì, invece, perché dovete capire. Allora, ricominciamo. Se tu parti Alessio da qua. Dai, che te ne frega di Stefano, che tanto c'è la guardia lì fuori. C'è fuori un buttafuori enorme, non riusciranno mai a entrare. Dai, non ci pensare, via! Ma dai, tanto non mi troverà mai. Allora ragazzi, è arrivato il momento, mi raccomando, concentrati, concentratissimi, massima concentrazione. No, basta! Oh, E io mi sono concentrata troppo e ho fatto una puzzetta. Vabbè, meno concentrata, ok? Per entrare dentro la casa dei bulli e cercare di prendere Nicole e portarla via, dobbiamo ovviamente entrare dentro, ok? Ma papà Stefano, fuori c'è la guardia, come facciamo ad entrare dentro? Infatti è troppo grande, come facciamo ad entrare? Infatti è 10.000 volte più grande di noi. Infatti Roma, qui entra in gioco te, ok? E cosa dovrei fare? E infatti qui ci sono 2 bei panini deliziosi che sicuramente alla guardia piaceranno tantissimo. Quindi tu andrai lì e fai... Oh, buone, mo mi mangio io. No, io sono della guardia. Lascia. Ma della guardia. No, no, vai, no. Stai.
Ma... Vabbè, la guardia, nascondilo, fai così. Che, ok? Che faccio? Che vai faccio? Lì e dici vendo panini e lo distrai. Va bene, vai. Ma quindi qui potete giocare alla PlayStation quanto vi pare. Te l'ho detto che qua puoi fare come ti pare. Ma oh, perché mi tirati popcorn addosso? Oh, stai zitto! Oh, mamma mia! Dai, vabbè, vado fuori, vai. Aia! Vabbè, dai, vado a fare il mio hobby preferito. Vuoi un popcorn? Mm-hmm. Che carino. Che figa questa casa dei bulli, voglio proprio vivere qua. Che bello vivere in questa casa dei bulli. E sapete qual è il mio passatempo preferito? Sparare con il Nerf a San Giovanni. Vediamo quanti punti riesco a fare. Cavolo, mi è mancato 10, dai. Vai. No, 2. E guarda che bello di San Giovanni. Ah, preso in pieno. Odio questa scuola, dai, strappo. Ma perché mi avete messo qui a tavola? Perché è arrivato un momento speciale, tu arrivi nella nostra casa. Adesso anche tu. Vieni Leonardo, tira fuori la sorpresa. Tra poco in questo video. Ma chi è? Non abbiamo chiamato nessuno idraulico. Vai. Dai Nicola, adesso chiudi gli occhi e adesso arriverà la tua sorpresa. Ok. Benvenuta Nico, benvenuta Nico. Dai, apri gli occhi. Ma è bellissima, è tutto per me. Ma c'è un problema, non ci sono le posate, come mangiamo? Lo so. Allora, qua nella casa dei bulli le posate non esistono. Come non esistono? Come non mangiamo? Ci sono. Certo, non servono le posate. Noi qua facciamo come ci pare, non ci sono regole. Lucrezia, fammi vedere come si mangia. Ma com'è? Oh. È buona. Mi piace. Buona. Scusate, ma così mangiate qui? È buona. Certo. Se solo mi vedesse Stefano. Stefano non mi avrebbe mai permesso di mangiare in questo modo. Buonissima, questa rosa è per te. Panini, vendo panini, anzi regalo panini. Signore, lei ne vuole uno? Ma come? Beh, sicuro proprio che non vuole dei panini. Come no? Peccato, perché sono appena fatti, sono ancora caldi, sono deliziosi. Sicuro? Il piano non sta riuscendo, vado a dirlo all'altri. Aspetta un attimo. No, sei bellissima anche così. Papà Stefano, però io avrei una domanda. Ma perché io e Ilari siamo vestiti da idraulici? Lascia, basta la voce. Adesso che zia Roma distrae la guardia, voi suonate alla porta, ok? E farete finta che dovete fare dei lavori a casa. Loro vi diranno, ma noi non vi abbiamo chiamato. Voi dite, sì, cioè tutto rotto, dobbiamo riparare il bagno, ci hanno chiamato i vicini che c'è una perdita d'acqua, ok? Va bene. Mi raccomando. Sì, ok? Sì. Siamo pronte, andiamo. Aspetta un attimo. Sì? Non sai. Sono buoni, vero? Puoi mangiare anche questo. Mangia. Però mangia piano, con calma. Pianissimo. Ok, siamo pronti. Parla più alta voce. Siamo pronti. Ti sei calata proprio nella parte. Sì. Perfetto. Aspetta un attimo. Allora, Ila, facciamo così. Noi entriamo e gli diciamo che ci hanno chiamato per un guasto al bagno, ok? Che ce l'ha detto il proprietario di casa. Vabbè, diciamo che il bagno era guasto, che usciva tutta l'acqua. Vabbè, suoniamo. Ma chi è? Non abbiamo chiamato nessuno idraulico. No, ci hanno chiamato i vostri vicini di casa che ci hanno detto che il bagno è guasto. Facci entrare, per favore. Esatto. Esatto. Ma no, non potete entrare. C'è un guasto, c'è un guasto. È un guasto. Dai, Lucrezia, non è possibile. Dai. Grazie.
Ma perché hai chiamato gli idraulici? Non lo so, è il proprietario di casa, ha detto che ci sta un guasto qua dentro. Non so perché. Aia! Ma perché mi hai tirato la palla? Ma che sei in bullo e c'hai paura di una palla? Ah sì, io c'ho paura! Calmo con la mia amica! Vabbè, visto che hanno fatto tutto, io da casa che ho un po' paura, tanto... A casa hai paura? È tanto... proprio qui che entriamo in gioco noi! Perché loro distraeranno i bulli facendo finta che il bagno è rotto, io e te prendiamo Nicole e la portiamo via. Apposta, ma è una cosa per ragazzi! Ma è non... per te, lo sto facendo per te, devi riconquistare Nicole, no. Lo capisci che dobbiamo far tornare Nicole? No, Stefano, guarda, io ho paura, meglio che vado a casa, faccio una bella dormita e poi dopo... Hai paura? Ma... Andiamo a prendere Nicole! Andiamo! Stefano, Alessio, mi sentite? Noi siamo riusciti ad entrare, loro stanno giocando a palla, sbrigatevi! Correte, correte! Corri, corri, Stefano, corri! Ah, spero proprio che non si faranno beccare. Tra poco in questo video. Che ci fai qua? Sono venuto a salvarti, te non ancora hai capito che se sei bulla non risolvi niente. E che cosa vuoi fare? Io sono una bulla e voglio rimanere così, senza di te. Ecco, finalmente. Che finalmente, stavamo sotto, c'è cioè, li butta fuori, che è enorme lì fuori. Lo so. Cioè, non so come mi ha fatto scappare. Cioè, avete messo due ore per quanto ci voleva a riprenderci la porta? Un cancello. È stato difficile. Guarda, questa, dove sta? Qua. Senti, immagino... Fate silenzio, che stanno qui. Ascoltami, immagino che Hilary è già andata a prendere Nicole, vero? Beh, in realtà no. Come no? Come no? Sta guardando i cartoni. I cartoni? Oh, ci avete messo due ore, sto guardando i cartoni. Hilary, dobbiamo prendere Nicole, sbrigati, ma quali cartoni, dai! Funghetti, voi che state guardando il video ci dovete aiutare. Iscrivetevi al canale in questo momento, perché se voi vi iscrivete potete aiutarci, saremo di più, così potete anche voi controllare se i bulli non ci vedono, ok? Quindi iscrivetevi in questo momento, ci dovete aiutare, va bene? Ok. Tra un po' è sera e la sera sai che succede? Che succede? I lupi! Ho paura! I lupi! Stefano! Papà, la sera, se Nicole dorme qua, rimarrà tutta la vita bulla. Cioè, poi non può rimanere tutta la vita bulla, sarà brutto! Io non avrò più una zia come lei! No, non può succedere, ci dobbiamo sbrigare, papà! Funghetti, aiutateci, lasciate un bel like! Allora, il piano è questo. Adesso voi entrate al bagno, dato che siete due idraulici, fate finta che state riparando qualcosa e fate dei rumori fortissimi. Ma fate finta che state riparando qualcosa. Sì, ma non sono idraulico, perché stai guardando? Ma che c'entra, tu non sei su idraulico, sono loro idraulici. Noi io e te dobbiamo prendere il Nicole, ma che ti ridi Alessio? E dove sta la situazione reale? Lui ride. Ma che ti ridi? Tutti per uno? Uno per tutti! Shh, andiamo. Allora hai deciso di rimanere qua? Non lo so, che c'è anche Leonardo, però ho paura, perché Stefano mi trova. Lo so, ma noi bulli non abbiamo paura. Questo bagno è rotto il bagno, No, è Nicole! Aiuto, non ce la fa riparare! Nicole! Correte che qualcuno ci viene ad aiutare! Che cos'è questo rumore? Non lo senti anche tu? Mi stanno che so gli idraulici. Gli idraulici? E che vogliono da me? Vai tu, dai. No, vai tu. Vieni! Senti, se vai tu rimango qui. Ok, vado. Ascoltami, appena Nicole scende, gli metti questo qua davanti agli occhi, ok? Non vede che siamo noi. Bravo, così non vede che siamo noi. Metti qua. Ecco, arrivo. Ma perché vogliono Nicole, finalmente ti abbiamo presa. Io voglio sapere perché sei andata a casa dei bulli. Alessio, tu rimani davanti alla guida e guarda se arriva qualcuno, ok? Io, Nicole, voglio sapere perché hai fatto questa cosa. Tu dovevi rimanere a casa con noi, Nicole. Tu devi ritornare sana come eri prima, Nicole. Dimmi qualcosa, Nicole. Ciao, credo che ha sbagliato persona. Scusa, ma tu che ci fai qui? Credo che ha sbagliato, mi sa che devi prendere Nicole e invece hai preso me. Alessio, è colpa tua! Io ti ho detto devi prendere Nicole! Senti, a me non mi interessa niente che devi prendere Nicole. Adesso prendimi e portami a casa. Allora ascoltami Lucrezia, facciamo una cosa. Io ti rimando a casa solo a un patto. Esci da qui solo se mi dici come si fa a far tornare Nicole normale come era prima, non più bulla, ok? Avrete un vostro segreto, un incantesimo, un qualcosa che faccia ritornare Nicole come era prima, ok? Altrimenti tu a casa non ci torni. Ok, te lo dico, basta che mi riporti a casa. E allora sbrigati, diccelo. Per far tornare Nicole, una brava ragazza, bisogna farla baciare da un ragazzo non bullo, buono. Quindi serve un ragazzo che non è uno di voi, diciamo che non è un bullo, per far tornare Nicole. Dove lo prendo un non bullo?
Alessio, Alessio, sbrigati di andare da Nicole e vai, baciala, fai subito qualcosa e vediamo se veramente è vero quello che dice Lucrezia, ok? Altrimenti Lucrezia rimane qua con noi tutta la vita. Che bello, posso stare sul letto con le scarpe. Ma Lucrezia, sono passati 20 minuti. Lucrezia! Che ci fai qua? Sono venuto a salvarti, te non ancora hai capito che se sei bulla non risolvi niente, la tua vita non andrà avanti, non avrai nessuna cosa bella da fare, niente! Ma salvarmi da cosa? Questa è casa mia, vattene! Chi te l'ha detto che puoi entrare? Dov'è Lucrezia? Boh, non lo so, vai, vai a cercare. Io sono venuto per salvarti a te, mica Lucrezia. Io sono bulla e voglio rimanere bulla, ok? Non tornerò più dentro quella casa con Stefano e Hilary. E io invece sono venuto qua per salvarti e so anche come fare. Salvarmi? Ma salvarmi di cosa? Io sto tanto bene così senza di voi. Te sei con Leonardo solo perché è un bullo, se no non ci staresti. Ah sì? E tu invece che mi hai tradito con la mia migliore amica Gaia? Vabbè, quelli sono dettagli, ma io sono venuto qua per farti ritornare una persona normale. Perché da bulla io non ti riconosco più, mi dispiace Nicole. E che cosa vuoi fare? Io sono una bulla e voglio rimanere così, senza di te. Ma dove sono? Come? Sei nella casa dei bulli, no? Casa dei bulli? Sì, ci stava il tuo ragazzo Leonardo, gli altri due amici, no? Il mio ragazzo Leonardo? Ma che cosa stai dicendo? Ma poi tu perché mi hai baciato? Allora forse ragazzi ha funzionato, penso. Funghetti, scrivete nei commenti se per voi Nicole è tornata come prima. Ma che cos'è questo giacchetto orribile? Ma io perché giacchetto? Sono qui? Devo andare a casa a fare i compiti. Stefano avrà cucinato. No, li facciamo insieme i compiti. Poi no. Se si raffredda poi glielo riscaldiamo. No, Stefano si arrabbia perché è tardi. Devo fare i compiti, domani c'è scuola. Tranquilla, poi pensiamo dopo a queste cose. L'importante è che stai bene, stai rilassata. Ma calma, no, respira. Tu levati, io non mi dimentico che tu mi hai tradito con Gaia, eh. Dai, non ti preoccupare, andiamo giù a prenderci un bel bicchiere d'acqua freddo. Così giù. Riprendiamo, sì, sì. Beh, allora credo che stai meglio. Possiamo ritornare insieme? Ritornare insieme? No, no, io con te non ci voglio tornare. Voglio soltanto andare a casa, hai capito? Tu mi hai fatto stare davvero male, Alessio. Senti, io voglio andare a casa, ok? Mi fa schifo il nero, mi fa schifo questa casa, mi fanno schifo i bulli. E voglio andare soltanto a casa da Stefano e Hilary, ok? Ciao. Posso venire? No. Vabbè, dai, almeno ci ho provato. Funghetti, secondo voi devo provare a ritornare insieme a Nicole? Scrivetemelo nei commenti se devo cercare di conquistarla. Ricordiamo, ragazzi, ci vediamo domani con un altro video. Iscrivetevi.